Cari amici, ci ritroviamo all'ingresso di un convento particolare, un convento che è stato costruito, un'ala del convento che è stato costruito dietro il santuario Santa Maria delle Grazie. È un convento particolare perché in questo luogo, ecco, vivono in fraternità tanti frati che hanno lavorato tanto in varie parti, incominciando dalle missioni, Padre Fortunato, come anche nelle parrocchie o in altri conventi, e ora ecco l'età avanza e non hanno possibilità di essere in tutto autosufficienti. Allora ecco il provinciale con gli altri hanno deciso di mettere ecco in questo luogo dove hanno la possibilità di essere più assistiti. Ecco, il responsabile di questo convento, se vogliamo così, è Padre Gregorio, al quale chiediamo: Padre Gregorio, da quanto tempo che è in attività questo convento che è dietro il santuario di Santa Maria delle Grazie, vicino a Padre Pio, diciamo? La nostra provincia aveva bisogno di una infermeria provinciale, che è proprio questo luogo, viene chiamata infermeria provinciale, che è accanto al convento delle Grazie, di Santa Maria delle Grazie. Certamente perché i frati avanzano in età e hanno bisogno di cure, e di cure, ecco, diciamo così, di assistenza e di cura anche spirituale, perché sono un po', ecco, poi, ecco, all'età dei propri conventi, allora si è creata questa nuova, ecco, costruzione, che è venuta nel 1984 per opera di Padre Anacleto Miscio, proprio di San Giovanni Rotondo, il quale diceva che non voleva venire a morire qui nell'infermeria, ma purtroppo le vie del Signore sono diventate le nostre vie, quindi, e poi Sì, è venuto meno in questo convento. ma Ecco, stiamo qui, ecco, molti frati, in modo particolare della nostra provincia, però tante volte vengono ospitate anche delle persone, ecco, di altre province. Per esempio, oggi, in questo momento, abbiamo un sacerdote diocesano che è di Cerignola, un certo Don Benito, e che adesso è diventato anche un oblato perpetuo, e quindi viene chiamato Fra Benito. Viene chiamato. E ci abbiamo attualmente uno di Genova, un certo Padre Teobaldo, in attesa che viene ricoverato agli angeli. Ecco. sì, volevo chiedere, cioè la vita si svolge, diciamo, in momenti di vita fraterna, in momenti di preghiera, Ecco. di stare insieme, Sì. di... Abbiamo i momenti di preghiera, abbiamo come le lodi la mattina con la Santa Messa, e poi abbiamo sempre il rosario alle ore 16, il rosario, e certamente se qualche novena, se c'è la Via Crucis, quando c'è, Ci sono momenti di preghiera sì, comune e dico, poi sì, anche abbiamo ogni venerdì di Quaresima, pranzo, abbiamo la Via anche Crucis. il pranzo e la Certamente cena si insieme. vive in fraternità, vedendo un po' la televisione, per divagare un po'. Cioè abbiamo il pranzo e la cena, e il pranzo viene fatto alle 12:30, la cena alle ore 19. Però abbiamo anche la colazione, subito dopo la messa, che celebriamo alle 7:30, i giorni feriali, alle 8 nei giorni festivi. Diciamo che i nostri fraticelli, tipo Padre Fortunato, vengono assistiti anche da un personale Sì, qualificato, no? certamente ci sono qui, ecco, i nostri infermieri professionali, ci sono anche delle donne che fanno i propri doveri nel servire, ecco, nella pulizia delle stanze, o come la lavanderia. Abbiamo, ecco, anche per lavare i panni dei nostri confratelli, ma anche di altri confratelli del convento, ecco, che è a fianco a noi.
Abbiamo la cucina. E poi ci sono anche delle suore che vivono. Delle suore, che attualmente sono tre, ma noi abbiamo sempre quattro suore. Sì. Adesso sono tre suore, sono tutte tre filippine, che assistono, ecco... Quindi diciamo che c'è molta attenzione verso questi fratelli che molta attenzione, hanno certamente bisogno, ecco, anche di tanta cura. E quindi come sostentamento, cioè come possibilità di... ecco, di usare, di fare tutto questo, hanno la pensione, una pensione sociale che poi, c'è bisogno anche di tante offerte. Perché l'infermeria è sempre mia provinciale e quindi si sembra all'economo provinciale, e che io sono un responsabile, però l'economo provinciale come presidente del provinciale proprio, ecco, attualmente sarebbe padre Maurizio. Quindi, però, ecco, quando abbiamo ospitato qualcuno, ci ho sempre permesso del provinciale di padre Maurizio attualmente. Ti ringraziamo per tutte queste informazioni. Noi continuiamo un po' una visita rapida. Noi chiediamo un aiuto anche dai benefattori, perché si vive di carità. Sì, la pensione dei nostri frati, ma è una pensione minima, quella che è quella sociale, e quindi anche ai benefattori noi ci rivolgiamo. Vogliamo dire che la provvidenza non manca mai. La provvidenza non manca mai. È generosa, e ringraziamo. Però il Signore dice chiedetevi. Ringraziamo tutti coloro che sono veramente strumento di questa provvidenza per questi nostri fratelli. Che senz'altro assicurano la loro preghiera e il loro ricordo per tutti quelli che si raccomandano le nostre preghiere, ma anche tutti i nostri benefattori. Tu come sai, ogni mattina preghiamo per i malati, esatto, per i defunti. Sì. È bello questo. Vi ringraziamo e continuiamo la nostra visita. Grazie. Ecco, cari amici, siamo in un luogo particolare, particolarissimo. È una cucina di una specie di convento dove vivono i frati più anziani, e in questo luogo siamo voluti essere insieme per presentarvi alcune cose buone che si usa consumare durante il tempo della Pasqua, no? Sia a Pasqua come anche alla Pasquetta, no? Oggi, che appunto questo momento particolare in cui tante persone vanno fuori, vanno all'aperto. È vero, voi vi siete organizzati per certamente, andare a qualche parte? Certamente. Ecco, quindi già tutto programmato. Però sappiamo bene che alcune cose bisogna pure prepararle un po' prima, no? E quindi sono state preparate delle pietanze, no? Delle pietanze, dei salati, pietanze salate lì davanti, vedete? Poi ci spiegherà anche chi l'ha preparato così bene, e poi anche dei dolci. Ecco, vi volevo chiedere, sia Francesco, che è competente di erbe, come Giuseppe, poi ci dice tante cose buone, sia delle erbe come anche di altri alimenti. Ecco, in questo momento, no, della Pasqua, che cosa possiamo trarre di beneficio da ciò che ci viene proposto come cibo? Beh, la Pasqua capita sempre nel periodo primaverile, proprio quando la campagna comincia a vegetare, cominciano ad esserci tutti i tipi di verdure, gli asparagi, le galline cominciano a fare le uova, perché dopo l'inverno che sono soprattutto fermate, a Pasqua c'è abbondanza, esatto, di uova. Sia i dolci come anche i salati. Io quello che guardo in particolare, poi ce lo spiegherà anche chi l'ha fatto, la nostra cuoca, il crapio, che è un dolce tipico proprio sangiovannese, che prima si usava fare all'inizio della Quaresima. Ah sì. E in pratica noi bambini vedevamo questi crapi, che è come un cestino, poi lo facciamo vedere meglio, appesi al muro, e rimanevano lì tutta la Quaresima. Quindi c'era il senso del sacrificio di non toccare il dolce, perché il dolce prima non era come adesso, che ogni giorno c'è il dolce. Quindi il giorno della ricorrenza di Pasqua si apriva il crapio. Bello, bello. E il crapio è particolare perché al suo interno ci sono due uova le fanno. Ecco, quindi anche lì le uova. E ci dici, dottore, insomma, ecco, il nutrimento, tutte queste uova. Certo, perché corrisponde con la primavera, che
momento della rinascita. La natura offre il meglio di sé in termini di prodotti che l'uomo poi tradizionalmente nel tempo ha saputo utilizzare con la propria creatività e trasformarli in questi splendidi pasti tradizionali che esaltano, spesso abbinando i vari ingredienti, i singoli prodotti. Possiamo appunto vedere la frittata con gli asparagi, è il periodo delle fave, delle erbe selvatiche, questa splendida cicoria, abbiamo parlato ampiamente, certo, delle cicorione e fave. Cicorione e fave, ecco. Cioè, noi sappiamo, ecco, le ricette primaverili sono forse quelle che tradizionalmente ci ricordano anche cosa noi mangiavamo a casa, i pasti, nel mio caso, della nonna, i pasti di famiglia, che quando probabilmente, no, anzi sicuramente, si mangiava in maniera più sana e con prodotti genuini che venivano a chilometro zero. A chilometro zero, sì. Difatti noi abbiamo raccolto alcune cose proprio nell'orto del convento e le abbiamo portate qui alla cuoca che le ha preparate con vera maestria. Vieni, prego, vieni. Ecco, è arrivato pure Fra Carmine, che è anche uno dei nostri frati, che coltiva anche l'orto, quindi grazie Fra Carmine. E quindi, ecco, ci rivolgiamo appunto a... Ci sono due gentili signore qui, una suora, suo soccorro, e Maria che è la cuoca. E pensavo, lunedì dell'angelo, no, tutti, quasi tutti vanno fuori. Però invece, c'è chi non può uscire. C'è chi non può uscire, quindi tante persone che vivono a casa, no, che sono impedite da impossibilità di camminare, oppure che non hanno qualche persona che li accompagna, no? E noi abbiamo voluto scegliere proprio questo luogo, no? Proprio per questo motivo, perché vogliamo, ecco, dire che accanto a queste persone poi ci sono tante altre persone che rendono il servizio, che aiutano, che soccorrono e che stanno vicino. Soccorro, perché soccorre tutti i frati anziani da tanti tanti anni, che è qui in questa casa dove vivono questi frati anziani, e li aiuta e li custodisce anche dall'aspetto, diciamo, anche dell'alimentazione, ma soprattutto della cura delle malattie, no? della medicina. E poi c'è Maria che appunto, che come tante cuoche, no? Tante mamme di famiglia, stanno attente e preparano, desiderano che tutti quanti gustino delle cose buone, è vero? E lei è un po' come la mamma per i nostri frati anziani. Allora, Maria, volevo chiedere, tutte queste buone cose che hai preparato, incominciamo di là, il salato c'è. Allora, quelli sono i cardicelli, non lo so in italiano, sì, come sì, così proprio. I cardicelli con l'agnello. Con l'agnello, questo che è proprio un piatto, cioè che il giorno pasquale, di Pasqua non deve pasquale. Va bene, poi le uova, le che uova sono molto semplici. La frittata con gli asparagi e poi i cicorioni con le fave. Con le fave. Ecco, poi c'è questo dolce particolarissimo, lo prendiamo su, lo solleviamo un poco, che questo è proprio puoi prendere il... cestino, come il trapio. Che è proprio, come è fatto questo? Questa è la stessa pasta dei crobati, ecco, uguale, identica, con una forma diversa, con le uova. Ecco, bello. E una cosa semplicissima e rapida del propato. Il propato, vi devo confessare che io da ragazzo sono stato in seminario a Vico. A Vico eravamo 60 seminaristi, 60, di cui 35 erano di San Giovanni Rotondo. Quindi ecco, e la prima volta, perché dalle zone mie non si usava questo propato, la prima volta ho mangiato il propato, proprio perché i familiari di questi ragazzi portavano il propato. E poi ho sentito dire che era uno dei dolci
gustato da Padre Pio. Sì. È vero? È vero. Ecco, vero. Confermi. Confermi. Tu sei un po' più familiare, sì, diciamo, di Padre Pio. È stato anche, se così, è stato ritrovato anche un propato vicino alla finestra della cella di Padre Pio, quindi vuol dire che gli portavano questo dolce, a lui piaceva, e quindi ecco, ricordiamo il propato grazie a Padre Pio. Questo poi, diciamo, queste altre cose che sono proprio ancora più laboriose. Sì. Laboriose. Allora, queste qua, questi sono degli gnocchi, io li chiamo così, gnocchi. Ovviamente fatto con le uova, farina. E dentro? Allora, dentro ci andava la ricotta, come di tradizione, però io l'ho fatto con la crema d'arancio, che diciamo... Ecco, anche qui c'è una confessione da fare. Prima di cominciare, cioè, l'abbiamo già gustato, l'abbiamo già gustato. Francesco e io. Ecco, c'è il vuoto. Ed è veramente gustoso questo... questo dolce. Qui c'è quello, è il cavicione con la ricotta, con la ricotta, con la ricotta, e poi delle ciambelline, sono, no, quelle sono, diciamo, con le mele. Mm-hmm. Le mele, uva passa, quindi la queste cose così, insomma. In e ultimo è un ciambellone. Sì, in ultimo queste due. Allora, che anche sono qua, tradizionali. Sì, questi sono i tarallucci. Tarallucci sono provati. Questi sono i tarallucci che vengono fatti, diciamo, l'impasto con tutti gli ingredienti, poi bolliti, poi messi al forno e poi fatto la glassa con l'albume e lo zucchero. Ecco, anche qui vi devo confessare un'altra cosa. Un altro furto. Un altro, no, no, non è un furto. Ecco, un ricordo di me piccolo, piccolo, bambino. Noi avevamo questo zio, padre Raffaele, che stava qui con padre Pio, ecco, il regalo che mia nonna, che era la sorella, faceva a padre Raffaele, preparava questi dolcetti qui, li faceva bianchi, io ricordo questo candore, per portarli qui a San Giovanni Rotondo da padre Pio. Quindi anche qui c'è una cosa collegata, diciamo, a quelle cose semplici, perché allora non c'erano molte tutti questi dolci più elaborati, ma c'erano queste cose semplici. Ecco, cari amici, abbiamo tante cose belle davanti a noi. Noi vogliamo ringraziare chi prepara con tanto amore e tanta attenzione le cose buone per queste feste, e vogliamo dire anche, auguriamo a tutti, no? Anche quelle persone che sono sole, che possano trovare un po' di sollievo. E anche questo nostro essere presente in queste case, no? Con questa nostra puntata, questa nostra diciamo trasmissione, che sia un po' di sollievo e di consolazione anche in questi giorni di Pasqua, di Pasquetta, ricordandoci anche che in tante situazioni forse, ecco, tante cose buone non si possono gustare, ma che tutti quanti possiamo trovare un po' di pace, un po' di pace, che è il segno più grande della Pasqua. È vero, Fra Carmine? Ecco, perché Gesù, quando è arrivato lì nel cenacolo a porte chiuse, il primo saluto è stato: pace a voi. E noi tutti quanti insieme vi diciamo pace e bene a tutti. E buona Pasqua. Santo Padre, lo vogliamo santo subito. Adesso buscateli tutti. Ecco, cari amici, dopo una camminata non tanto lunga, lo dobbiamo riconoscere, ecco, siamo arrivati in questo, come si chiama questo luogo? Una piccola dolina. Eh? Sì. Perché? Perché siamo su una montagna del Gargano, diciamo, su un'altura del Gargano, e ci sono di queste piccole valli, no? Circondate da rocce e da alberi, e che hanno veramente una sistemazione bella per poter campeggiare, vero? E anche per fermarsi per un momento di condivisione. Ecco, è una cosa che si vede, che è molto evidente, che siamo in compagnia di questi quattro giovani scout che appartengono,
ci dite al gruppo? Di San Giovanni Rotondo. San Giovanni Rotondo, è da parecchio che siete negli scout? Da un po' di anni. Da, sì. Chi più chi meno. Diciamo 6-7 anni più o meno. 6-7 anni, quindi come attività di base, che cosa, cosa fate voi? Cioè noi siamo, ecco, è una trasmissione con il titolo Laudato Si, che invita a conoscere prima di tutto, poi a rispettare e anche a usufruire della natura, no? Penso che sia un po' il vostro stile, la vostra, il vostro desiderio, anche l'esperienza, diciamo, che voi volete fare. Sì, sì, no, vero? Assolutamente. Quindi, diciamo, la nostra missione è quella di salvaguardare un po' la natura. E, questo posto, meglio di tanti altri, lo può spiegare sicuramente bene. E, quindi, penso io di parlare a nome di tutti, sicuramente me lo possono confermare che questa attività che noi facciamo è una cosa che ci piace prima di tutto, stare nella natura così a contatto, è una cosa che forse tanti altri ragazzi vorrebbero, dovrebbero fare, perché ci piace proprio stare così. Ecco, è un piacere, ma è anche una formazione, no? Una crescita, formando il carattere, anche diciamo questa esperienza vi fa aumentare, no? la disponibilità verso gli altri. Penso che negli scout c'è una proposta di servizio. Assolutamente. Ecco, in che genere, come potete svolgere, come svolgete questo servizio? Allora, soprattutto per quanto riguarda noi, che siamo quelli più grandi, diciamo, abbiamo come uno dei pilastri fondamentali per la branca quello del servizio, che può essere svolto sotto molte forme, diciamo, non c'è una strada ben definita. Diciamo, per servizio si intende il mettersi a disposizione della comunità, di chiunque ne abbia servizio, di chiunque ne abbia la necessità. Sì. Quindi ci sono tante possibilità, tante, diciamo, occasioni, no, che vi portano a rendere servizio, e soprattutto credo che sia importante essere attenti, no? Guardare con uno sguardo particolare non soltanto la natura, l'ambiente, ma anche le altre persone che incontriamo. È vero? Sì. Sì, sì. E oggi siamo, perché siamo qui? Perché è il periodo in cui, ecco, si vivono anche queste uscite cosiddette, no? Si va fuori, si va nella campagna, nella natura, si va nei boschi per vivere una giornata particolare, no? E vicino a noi c'è questo fuoco che bisogna custodire, è vero? Uno, anche un altro aspetto dello scautismo è preparare il fuoco intorno al quale poi ci si incontra per fare una verifica, per fare un progetto, per proporre qualche cosa. E abbiamo visto un po' la preparazione, no? Come, che cosa bisogna fare? Allora, innanzitutto scegliere un luogo lontano da, diciamo, da alberi, da materiale che potrebbe infiammarsi facilmente. Poi l'abbiamo circondato con le pietre, appunto sempre per delimitare possibili folate di vento che porterebbero appunto il fuoco lontano dove abbiamo deciso di accenderlo. Poi abbiamo messo sotto, in basso, foglie secche, insomma, materiale facilmente infiammabile, sopra la legna man mano, diciamo così, di spessore più ampio, e basta pochissimo per accenderlo, giusto proprio una scintilla e immediatamente è partito. Quindi anche questa è un'esperienza in cui si cresce, no? Nello scautismo, anche perché diciamo che il fuoco può servire anche a tante altre cose, non soltanto come scenografia, ma anche come qualche cosa pratica, no? Che vi aiuta a fare nutrimento, ecco, aiuto per il nutrimento. Bene, e sì, ecco, anche questa è una bellissima esperienza. Come diceva Miro, è importante, no? E sarebbe bello che tanti altri giovani facessero questa esperienza. Diciamo che la natura aiuta a diventare molto più sensibili, credo, no?
E poi, ecco, questo incontro con la natura ci porta anche a ricordarci degli altri, ad essere con quella disponibilità che è il servizio. Quindi anche se, ecco, grazie a Dio noi abbiamo la possibilità di vivere questi momenti di distensione, di tranquillità, di serenità, pensiamo anche a tanti altri che questa possibilità non l'hanno, e quindi vogliamo, ecco, ricordarci di loro e quasi quasi riempire anche i nostri polmoni di aria bella, aria buona anche per loro, condividere, ecco, queste realtà belle della nostra natura. E a questi giovanotti che cosa possiamo dire? Vi auguriamo tanta perseveranza in questo cammino, perché penso che oltre, ecco, gli anni in cui fate questa esperienza, poi ci sarà soprattutto nella vostra vita, non nella realtà che voi vivrete nel lavoro e anche nel formare una famiglia, ci deve essere questa disponibilità, è vero, al servizio e soprattutto ad aiutare il prossimo ad affrontare le difficoltà, ma anche a gioire con loro anche per i momenti belli e lieti. E vi auguriamo una bella giornata, un buon immergersi nella natura, e insieme vi salutiamo e vi diciamo pace e bene a tutti voi. Pace e bene. Pace e bene a tutti. Cari amici, siamo qui davanti all'ingresso di una chiesa campestre, una chiesa rurale, si dice, no? Perché erano di queste chiese piccole ma tanto amate dalle persone che abitavano, che vivevano e che lavoravano in queste zone, no? Questa chiesa è dedicata all'Annunziata. Ecco, vicino a noi c'è Gennaro Giuliani, che è uno dei proprietari. Dei tanti proprietari. Dei tanti proprietari, perché diciamo che i nonni erano proprietari, e poi hanno tramandato i figli, i nipoti, tutte queste cose. Ecco, quindi vi vogliamo far vedere, no? Vogliamo entrare con voi in questa piccola chiesa e farvi vedere delle cose belle che, nonostante il tempo, l'incuria e anche tante volte, diciamo, la mano dei vandali che rovinano, no? Che prendono, che poi senza neanche sapere che cosa prendono, è vero, prendono soltanto alcune cose, nonostante questo, ecco, ancora c'è una bellezza delicata, una bellezza che ci riporta anche soprattutto quella devozione. Allora possiamo entrare e vediamo. Francesco, Giuseppe e Gennaro. Eccoci. Entriamo. Ecco, sappiamo già da questa distribuzione, no, che c'è un presbiterio, no, la zona dove si viveva la celebrazione con i sacerdoti e anche quelli che tante volte appartenevano a una congrega, no? Cioè un gruppo di persone che era devoto di un santo oppure della devozione della Madonna, e avevano i posti riservati vicino all'altare. Poi ci sono appunto queste ringhiere che dividevano. E poi ecco qui lo spazio per la gente, diciamo, comune. Anche un'altra cosa caratteristica particolare è il coro. Lì sopra si mettevano le persone per cantare. Vedete, quando con queste scale che salivano, in genere all'ingresso della chiesa veniva creato questo spazio. E quindi dicevamo che, ecco, questa chiesa è dedicata all'Annunziata, è vero? Sì. Ecco, c'è una scritta qua sopra che ci ricorda che nel 1871 c'è stato un sacerdote di San Giovanni Rotondo, un certo Ludovico Bramante, un arciprete, che ha ristrutturato, fatto ristrutturare questa chiesa.
Vuol dire che, come dicevi, Gennaro è anche antecedente, il mio antecedente, quindi questo. Ma la cosa, ecco, poi ci dirai un po' della situazione, dell'ambiente, della zona, anche della proprietà che è qui, perché non c'è soltanto la chiesa, ma a fianco c'è anche un frantoio e anche un'abitazione abbastanza grande, no? Però, ecco, prima di tutto vogliamo vedere, mostrarvi che sull'altare maggiore, sull'altare, che è l'altare principale, e come dicevi c'era un... c'era un affresco iniziale su questa parete che sì, poi è stato trafocato da qualcuno. Quindi era anche un affresco o un quadro? Da come è stato ritagliato, penso sia stato un affresco, perché hanno tolto il tagliato del muro. Quindi c'era già un piccolo affresco che rappresentava l'Annunziata. Probabilmente l'Annunziata, esatto. L'Annunziata. E invece poi, ecco, è stato scoperto che nel muro proprio della chiesa c'è questo affresco che non è tanto l'Annunziata ma quanto l'Adorazione dei Magi. Meno male che c'è, proprio, ecco, si vede nitidamente l'immagine della Madonna al centro, del bambino qui sotto e dei magi, no? Uno dietro lì, uno in ginocchio qui davanti e l'altro lì dietro, questo di un moro, diciamo, no? Ecco, questi hanno le corone sulla testa ancora e invece questo qui ha tolto la corona per venerare il bambino. È bello, molto bello, come anche c'è uno sfondo di soldati, no? È caratteristico. Noi saremo felici di che si possa ristrutturare, magari, risistemare questo, no? È bello. Perché nonostante, ripeto, gli anni che passano, delle cose che restano vuol dire che erano fatte come con maestria. È vero, certo, Francesco? Certo. Ecco, sempre in compagnia di Francesco, Giuseppe e Gennaro vogliamo uscire da questo luogo santo. Prima di tutto, ecco, ci fermiamo un attimo proprio per invocare l'aiuto, no, della Vergine Santa e anche dei Santi Magi che venivano dalle varie parti d'Oriente per incontrare il bambino, che anche ai nostri giorni, ecco, si possa fare questo cammino incontro al Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Poi anche ci sono questi fiori di plastica. Ecco, metà, possiamo anche dire l'importanza, qual era l'importanza di queste chiesette rurali? Sì. Perché le persone che lavoravano in campagna non potevano andare la domenica a messa, non c'erano i mezzi, eccetera. Per cui al suono della campanella, che era fuori, si riuniva in questa zona tutta la gente che abitava qui in questa contrada, quindi siamo all'inizio delle mattine qua. Ed era un servizio sociale anche che faceva il prete che veniva a celebrare qui. Perché era un'occasione di incontrarsi, di... anche, esatto, di raccogliersi. Certo, sì. Molto importante. E prima era molto molto importante, no? Che si partecipava prima di andare al lavoro, la domenica, si partecipava alla celebrazione della messa, no? Che poi effettivamente appunto ci si incontrava e si viveva insieme, come anche credo le feste, no? Voi accennavate a delle feste che poi è stata un po' ripresa questa festa, no? Sì, la festa era quella del 25 di marzo, la festa, sì, dell'Annunziata. Era l'abitudine che tutti quanti in qualche modo festeggiassero qui quella ricorrenza. Era una sacra a tutti gli effetti, c'era il palo della Sorcagna, c'erano le corse dei sacchi, c'era il tiro alla fune, un sacco di queste piccole... I divertimenti popolari. Esatto. Quindi questa manifestazione si è persa un po' nel tempo. Io francamente ho 55 anni, ricordo ad esempio che
la funzione domenicale forse si sarà interrotta all'inizio degli anni 70, quando sentivo la campanella che chiamava a raccolta i fedeli la domenica mattina. E ricordo invece che qualche anno dopo poi si è interrotta anche la festa dell'Annunziata. Qualche volta abbiamo timidamente provato a rifarlo con degli amici, con sì, di Francesco e di altri. Però ovviamente poi si è persa anche quella. Anche quell'altra ripresa, diciamo. Ma con i ragazzi della GIF. Non dire mai troppo tardi. Anche perché okay. Giuseppe c'ha un progetto, almeno da quello che ho capito, di ristrutturare il portone, vedi, c'è qualche cosa, no? Di custodire meglio questo luogo sacro, che sembra un luogo sacro perché penso che ha visto tante persone venire qui e invocare l'aiuto del Signore, no? Certo. E ripeto anche quello che diceva Francesco, questo servizio sociale di incontro, di comunione, di Il bello anche, ci diceva Gennaro, che qui era pieno di ex voto, per sì. cui c'era proprio una fede verso questa chiesetta, verso l'Annunziata, che purtroppo i vandali che sono venuti a rubare l'immagine centrale hanno punito, preso tutto, hanno rubato su tutto. E beh, l'unica cosa che rimane dei segni di mano che qualcuno che magari non poteva portare un oggetto come ex voto, ha lasciato sulla parete un il disegno. Suo nome con la data. Con la data. Bello, disegno bello. Di mano. Sì, questo così. Ci riusciremo a riprendere. Io l'anno scorso, ad esempio, si è affacciato qui anche Don Leo della Chiesa Madre con un gruppo di ragazzi. E hanno fatto sì, nel tempo anche le associazioni di San Giovanni Rotondo, no? Ogni tanto creavano un momento di incontro, di celebrazione anche, no? In questo luogo, perché ogni tanto c'è questa nostalgia di ricreare questi momenti, e questo è anche bello. Poi penso che non sia neanche troppo lontano dal paese, e è un ambiente molto aperto, no? Accogliente. Anche quindi, i proprietari sono molto aperti. Anche i proprietari sono molto accoglienti, sì. Ecco, questo possiamo, andiamo fuori e poi ci racconti un po' anche di questo lavoro che si faceva qui a fianco, no? Del frantoio. Siamo in questo bel prato, un prato che anticamente poteva essere chiamata Aia. Aia, certo. Ecco, perché? Perché in questo spazio si facevano tante cose, si raccoglievano per esempio i covoni o anche tanti cereali, no? Penso le fave, i ceci, i piselli, certo. I fagioli, tutte queste cose si pulivano, si raccoglievano in questo spazio. E però qui questa costruzione abbastanza grande, no? che possiamo vedere alle nostre spalle, e poi anche c'è qualche cosa di particolare in questa costruzione, no? Gennaro, che cosa ci dici? Sì, che... qui, sì. Ecco, dici. Qui sulla parte destra, questa che è la parte più antica, qui al piano terra c'è un vecchio frantoio. Il vecchio frantoio dove tutte le olive di questa zona venivano in molitura. È una costruzione ovviamente adesso purtroppo in disuso. Però c'è ancora qualche resto, c'è ancora qualche del frantoio, qualche vecchia presa, ecco. Soprattutto le vecchie macine. Le macine. Si vedono ancora le vasche dove venivano depositate le olive, le cisterne dove venivano. Abbiamo visto i vari numeri dei vari clienti, infatti, è vero. Clienti, esatto. Ecco. Le vasche, sia la cisterna dove è depositato l'olio. Sì. E volevo chiedere più o meno il periodo in cui è iniziato questo servizio della zona, questo frantoio, più o meno. Non lo so, io so certamente che ha smesso di lavorare verso la metà degli anni 60. 60. Perché questa era l'azienda che veniva condotta da mio nonno, il mio omonimo, e oltre ovviamente a mollire le olive di questi olivi qui intorni, cioè guardavano anche altri e portavano le olive che venivano. So che poi alla fine, verso la metà degli anni 60, quando io ho smesso di lavorare, però è rimasto un po' è rimasto questo di questa storia, è rimasto. Sì. E poi a fianco qui ti voglio far vedere questo arco dove prima c'era la campanella che arriva
a chiamare a raccolti fedeli. Adesso ovviamente la campanella non c'è più, ma era lì sopra, dove anche c'è quella croce un po' sbilenca. Sì, sì. Lì c'era la campanella che serviva a richiamare tutti quanti. E invece quest'altra parte della costruzione è una costruzione. E questa casa era abitata da voi, cioè dai nonni? Dai oppure nonni, sì. C'erano dei coloni? No, i nonni abitavano in città, ecco, in paese, a San Giovanni Rotondo. Sì. E qui c'erano un pochettino i coloni, era la masseria per intenderci, dove il posto dove qualcuno si lavorava. Quindi diciamo che qui pensiamo che era pure un po' l'abitazione del sagrestano, no? In genere erano i sagrestani che suonavano la campana, no? Allora per essere più comodi ce l'avevano in casa. Ecco. Potremmo anche e poi diciamo che ogni tanto si veniva a fare scampagnate. Scampagnate ancora oggi, no? I nostri figli ancora adesso qui vengono a fare la Pasquetta, ovviamente, che è la giornata per eccellenza della scampagnata. Quindi proprio quello che oggi vogliamo presentare, sì. Ma su quest'aia qui poi c'è la famosa festa dell'Annunziata, di cui parlavamo prima. La festa dove c'era la sagra, dove c'era il palo da cuccagna. Dove abbiamo messo l'altra volta il palo da cuccagna? Il palo da cuccagna lì, poi abbiamo fatto la corsa con i sacchi. Bello, qui cioè, abbiamo fatto il tiro alla fune. Qui giochi proprio di campestri. Campestri. Belli. Ecco, noi vogliamo ringraziare Gennaro, vogliamo ringraziare Francesco e Giuseppe perché ancora insieme collaboriamo perché possiate gustare, ecco, i colori e anche diciamo la luce bella di questa zona. E poi ecco anche ritornare con i ricordi quando eravamo piccoli, no? Che c'erano tante cose semplici ma anche tante cose che davano veramente serenità, veramente gioia. Si sa che la fanciullezza è spensierata, però prima forse era ancora più spensierata. E quindi vi auguriamo una buona giornata di questo lunedì dell'Angelo e che possiate, nonostante tutto, ecco, queste situazioni un po' di tensione e di preoccupazione, anche godere soprattutto di stare insieme, no? Di incontrarvi con gli amici, familiari e di stare serenamente a rilassarvi in questo giorno. E quindi vi diciamo tutti insieme pace e bene a tutti. Thank you.
sappiamo bene che il sepolcro di Gesù non era un sarcofago, no? Era stato poggiato su una pietra, in un sepolcro scavato nella roccia, e quindi era questa piccola grotta dove era stato sepolto, era stato messo il corpo di Gesù, e davanti a questa grotta c'era un grande masso, tanto che le donne, quando andavano la mattina presto della domenica, no, del giorno dopo il sabato, per completare la cura del corpo di Gesù, si preoccupavano qualcuno che gli dovesse togliere questa pietra. E invece poi, quando sono arrivate lì, sono accorte che questo masso non c'era più davanti, e si sono affacciate nella grotta e hanno visto che non c'era più il corpo di Gesù. Ecco, dicevo che non è sarcofago, perché davanti a noi c'è questa vasca, che non è certamente un sarcofago, ma è un abbeveratoio, ecco. E ci siamo messi qui perché, ecco, per un brevissimo momento di riflessione, perché diciamo, noi diciamo la Pasquetta, diciamo lunedì dell'Angelo, diciamo il giorno della scampagnata dopo Pasqua, è vero? Non, per quale motivo viene chiamato appunto lunedì dell'Angelo? Proprio perché l'annuncio della risurrezione di Gesù a queste donne è stato fatto da un angelo, no? Lì, proprio nel sepolcro, nella grotta, ecco, queste donne hanno visto questo angelo che gli ha detto: che cosa, perché cercate tra i morti colui che è vivo? È risorto, non è più qui. E allora quasi la gioia, no, che si vive in il giorno di Pasqua, quindi che è il giorno dopo il sabato, continua ad esserci anche il lunedì. E noi, ecco, non soltanto penso che sia importante per noi vivere il giorno di diciamo di festa, di andare per le campagne, di fare un picnic, oppure di ritrovarci soprattutto con gli amici, ma ci ricordiamo anche che questo annuncio che l'angelo ha fatto alle donne è sempre attuale, perché vogliamo ricordarci di questa vittoria di Gesù sulla morte: non è più qui, è risorto, e in lui c'è questa vita nuova, che è una vita bella, una vita che noi vogliamo accogliere e vogliamo custodire nel nostro cuore. Oggi anche c'è questo annuncio di primavera, con queste rondini che stanno arrivando in questo luogo. Ecco, cari amici, questo è anche il nostro messaggio. Buona Pasqua a tutti voi.